Oggi qua siamo con Positano News all'Istituto Comprensivo della Sta Sorrento. Professoressa Rossella Gargiulo ci fa un po' da Virgilio. Bellissima giornata, siamo venuti alla fine, però è veramente bello. Che cosa ci dice? Che allora, state facendo qui, ecco, ragazzi? Ieri è stata inaugurata questa splendida mostra. Si tratta della mostra ai valloni della penisola sorrentina, che è stata realizzata da due fotografi, Ruggero e De Pasquale di Piano di Sorrento, per conto dell'associazione Aria Nuova Piano di Sorrento, con l'obiettivo di far scoprire i valloni ai nostri ragazzi delle scuole, soprattutto sensibilizzare loro e attraverso loro i genitori e quindi i cittadini alla tutela e alla valorizzazione di questo enorme patrimonio che abbiamo, che è unico, che ha ispirato tutti i poeti e gli scrittori del Gran Tour. Va benissimo. E quindi ecco che sono preparati, abbiamo le piccole guide della nostra scuola. Ah, davvero? Complimenti. Ciao. Allora, come ti chiami? Raffaella. Raffaella, che ci dici? Seguire. Ah, la dobbiamo seguire, fa il nostro Virgilio. Fa il nostro Virgilio, Raffaella, brava. Allora, in queste immagini si possono vedere diversi tipi di materiali abbandonati nei palloni, come ondulati di amianto, gabinetti, carcasse d'auto, poi pneumatici e uno scarico di pugni dall'alto, questo c'è il passaggio del greto del dito. Poi in questa foto con l'acqua marrone ci mostra come il rigo lavinola, andando a mare, porta con sé tutti i rifiuti alla sporcizia, quindi inquinando il vallone inquiniamo anche l'ecosistema marino. Bravissima. Ah, c'è un'altra guida, come ti chiami? Clara. Allora, dimmi. Allora, parliamo dei valloni. Le formazioni geologiche dei valloni derivano dall'attività vulcanica dei Campi Flegrei, risalente a 39.000 anni fa, quando in seguito ad eruzioni esplosive si formarono enormi nubi a forma di fungo, chiamate nubi ardenti. Queste nubi, viaggiando a velocità elevatissima, hanno trasportato lungo il Golfo di Napoli gas e materiali vulcanici a temperatura elevata, andandosi infine a depositare nelle aree pianeggianti della penisola sorrentina, formando i depositi di tufo grigio. Ok, venite con me. E come ti chiami tu? Viola. Viola, bravissima. Il tufo è quindi formato da cristalli pomici, frammenti di carbone, scorie immerse in una matrice di cenere, che si sono riscaldati nel tempo. È un materiale resistente alla compressione e viene facilmente erodibile. È usato come materiale da costruzione. Complimenti, grazie. Allora, sei? Francesca. Brava, Francesca. Ora ci sta portando in giro. Dimmi, Francesca. Grazie a queste eruzioni, i centri abitati della penisola sorrentina, compresi tramite Sorrento, sono collocate su estese d'alto banco tufaceo di colore bruno-grigiastro, che cade a picco sul mare, con un'altitudine compresa tra 50 e 100 metri d'altezza. Il costone è attraversato da fratture scavate dalle acque di torrenti, in cui confluivano le acque piovane e quelle provenienti dalle sorgenti collinari, che hanno provocato in circa 35.000 anni la formazione dei valloni, che oggi tagliano la piattaforma tufacea tra Sorrento e Meta. La prima impressione che colpisce l'osservatore guardando i valloni della penisola sorrentina è la vegetazione lussureggiante, i canyon formati da pareti tufacee elevate. Ma tu come ti chiami? Maria Vittoria. Maria Vittoria, bravo. Cioè, eccoci qua. Ah, devo entrare qua. Siamo in tessera. Buongiorno. No? Prego, questa è la prima cima. Ma avete parlato con gli alunni della seconda? Sì, siamo nel video. Che vi illustrerà la vegetazione dei valloni. Facciamo un capolvenere, che questo frufogliame ricorda molto i capelli della Dea della Bellezza. Questa pianta è la sua melattino capello in venere. Questa pianta è le fine 35-25 cm di altezza nel sottobosco oppure nei torrenti d'acqua. La freccia guida è simile a questi quadri che vediamo qua, solo che può crescere fino ai 2 metri di altezza e 2000 metri di altitudine dal mare. Complimenti. Allora, qui abbiamo la belce maschio. Questa belce può arrivare fino a 2 metri,
quando si trova nei luoghi ombrosi e selvatici. Bravo! Questa è la scolopendra, chiamata anche lingua di cervo, perché con le sue foglie allungate ricordano molto proprio una lingua di cervo. Bravo. E possono crescere vicino agli uccelli e alle correnti d'acqua. Invece nel vallone dei mulini sono state inventate alcune piante d'appartamento che sono state gettate via. È un esempio il filodendro Philodendron pertussum, che ha foglie rotonde con dei buchi. Bravissimi, complimenti ragazzi. Ah, si continua, è infinito. Allora, ci sono numerosi alberi da grande alberi originali della Cina, importati per la coltivazione del baco da seta, diffuso nel 1800 in penisola sorrentina. Questi alberi possono crescere fino a 25-30 metri e sono invasivi nei monti lattari, dove sopprimono specie autoctone come le querce e i lecci. Come possiamo vedere, le foglie sono di forma ovale e possono raggiungere dimensioni di 40-50 cm. Ah, mia cazzo. Ah, non finisce mai, bravissimo. In foto si possono vedere le radici degli alberi sul cossone tufaceo e vedrete che si incuneano nelle fenditure del tufo, allargandolo sempre di più, fino a determinare col tempo dei crolli. Ah, ecco, grazie, bravissimi ragazzi, possiamo chiudere qua, grazie. Ciao, bravi, ciao, bravi, ciao, bravi, bravi, bravi. Complimenti anche alle professoresse. Grazie.